Ciao ragazzi, quello che sta finendo ci parla. Oggi siamo qui in un nuovo vlog. Allora, cominciamo subito con le news. In realtà comunque volevo dirvi, a Valencia io in realtà non ci sono andato, infatti era tutto uno scherzo. E però ci è andato Savi. Perché? Perché l'abbiamo tenuto nascosto? E perché ci andava così. Volevo fare uno scherzo, quindi ho detto facciamo che ci è andato Savi, ma in realtà dico che ci sono andato io. E quindi vabbè, ok. Passiamo agli eventi della settimana. Allora, mia madre ha pulito recentemente la camera, non so perché le andava, e per sbaglio ha buttato l'action figure di Ultra Nitroso, infatti non la vedete qui, e quindi... Porca troia, sono incazzato. E... vabbè. Adesso passiamo alle domande. Hashtag Dash Reply, come ti senti ad aver perso il tuo corpo? Non lo so. È una brutta sensazione, come se fossi scomparso dal mondo. Vabbè, non importa. E allora direi che questo vlog possa essere finito. E ciao ragazzi, qui è la vostra amica che vi parla. Oggi siamo qui nel News Pokémon. E cosa dobbiamo raccontare? Allora, Game Freak ha rilasciato delle news recentemente in cui affermava la rimozione dei lavori sull'ottava gen, dato che non ha soddisfatto il pubblico. E quindi ha proclamato il passaggio direttamente alla nuova gen. E questi sono gli starter. Sono bellini forse? Non lo so, cioè. Vabbè, non importa. E niente, direi che queste erano le ultime news. Ci vediamo al prossimo video e quindi. E ciao ragazzi, qui è la fine, ci riparli. Oggi siamo qui nel Let's Save Play di Pokémon Prestigious Platinum. Allora, da oggi che cosa andiamo a fare? Come vedete abbiamo finito il gioco da un bel pezzo e quindi... Allora, oggi faremo una sfida molto particolare. Andremo con questo Magikarp di nome AF a livello 100, che è solo Splash, a fare un rematch con il Capo Palestra, dato che Magikarp è fortissimo. E quindi adesso andremo a fare un rematch con... lei ha capelli arancioni, è molto maschile, quindi la chiameremo Brock. Quindi Brock, allora, si chiama Gardenia, ma in realtà è Brock nascosto. Quindi il mio Pokémon di tipo erba, che sono... perché Brock in realtà ha abbandonato il tipo roccia per il tipo erba. E quindi... e quindi diciamo che, come dire... essendo che Brock, mi raccomando, non è Gardenia Brock, essendo che Brock è diventato così forte, ancora una volta Brock non è Gardenia, allora dobbiamo testare la sua forza. E quindi adesso vediamo un po' cosa, a che limiti riesce ad arrivare. Ovviamente il nostro Magikarp abbiamo Splash, perché così riusciamo a sconfiggerlo chiaramente. Ovviamente abbiamo anche Rapid Artigli per attaccare per primo. Quindi vai, usa Splash. Non succede nulla. Perché non succede nulla? Vai Magikarp! Devi usare Spurashi! E fare del danno! Magikarp, no! Vabbè, peccato. Magikarp ha fatto un buon lavoro e niente, direi che ci possiamo salutare. E ciao ragazzi, qui è il vostro video che vi parla. Oggi siamo qui in un argomento di oggi, ossia questo video. Perché mi andava di parlare di questo video. Allora, cosa dire? Questo video voleva essere una raccolta di varie serie in un unico video per entrare nei tempi scolastici, dato che in teoria andavo a Valencia, ma poi ho scoperto che non andavo a Valencia. In realtà io questo video l'avevo già preparato. E quindi però mi sono fatto un mazzo di lavoro tanto e comunque in realtà non ci andavo, perché ho scoperto che ci andava Savi e che la mia scuola invece ha annullato il viaggio. Ma comunque ho anche fatto questa compilation, perché il mese di maggio è di verifica e quindi mi avrei impedito di fare video. E di conseguenza questo video è stato fatto apposta per ovviare a queste possibilità. Aspetta, ma io a Valencia ci sono già andato. E inoltre nelle mie rubriche ci sono delle incongruenze. Volevi! Guardate che fascia, non ve l'aspettavate, vero? Penso che in realtà l'avreste già capito dal primo video. Ma non importa. Comunque, cosa dire?
Questo era lo speciale del pesce d'aprile, fatto il 31 marzo, che, perché? Perché serviva, perché se l'avessi fatto l'1 d'aprile tutti ci sarebbero cascati, evidentemente. Invece, se fa, invece caricandolo il 31 marzo non ho problemi, almeno per i primi 2 secondi, perché dopo 2 secondi capisci già che il video ha qualcosa che non va. E niente, fatemi sapere se ci siete cascati o meno. Ovviamente 50 commenti saranno no e un commento sarà sì. E niente, noi ci vediamo al prossimo video, che sarà i racconti mensili di marzo. E ciao gente.